Live Social. Live Social, interviste e storie. Carissimi amici ascoltatori, benvenuti e bentrovati sempre qui sulle frequenze di Radio News 24. Sono in collegamento telefonico con un consulente immobiliare. Parleremo del mercato immobiliare al tempo del Covid e anche quello che sarà, diverrà nel post-Covid, nella fase successiva. Affronteremo tutto questo assieme a Paolo Aralla. Benvenuto a Live Social. Ciao Riccardo. Ciao Paolo. Allora, dunque, iniziamo subito. Ecco, tu sei un consulente immobiliare e fai parte di un mondo, quello del mercato immobiliare, che è in continua evoluzione, in continuo mutamento. Ecco, qual è la situazione attuale? Sicuramente molto delicata al tempo del Covid-19. Giorni difficili questi che stiamo attraversando. Sì, certo, giorni difficili per tutti, non soltanto per noi agenti immobiliari, certamente. Quello che sta cambiando un po' per tutti nel nostro modo di vivere, nel nostro modo di valutare le cose, nel nostro modo di affrontarle oggi in maniera diversa da ieri e sicuramente, credo, temo, anche diversa da quella di domani. Certo, certo, insomma si potrebbero dire tante cose, spendere tante parole su questo, ma volevo già da adesso coinvolgere i nostri ascoltatori invitandoli a condividere tutto questo tramite i canali, i profili social per rimanere sempre aggiornati. Ecco, facciamo un po' più un focus, insomma il mercato immobiliare ha subito varie oscillazioni nel corso del tempo, negli ultimi anni, cosa prevedi per il futuro? E cos'è, di quali aspetti si dovrebbero maggiormente rendere consapevoli tutti i nostri ascoltatori all'interno delle loro case, valorizzando poi la casa ora più che mai? Certo, sì, è vero, il mercato immobiliare negli ultimi anni ha subito delle forti contrazioni, sia in termini di valori di mercato, sia in termini di numero di compravendite, quindi di case compravendute tra i vari proprietari. Abbiamo avuto una buona ripresa negli ultimi due anni circa, quindi 2018-2019, e le prospettive per il 2020 erano abbastanza interessanti, quantomeno dal punto di vista del numero delle compravendite che si prospettavano. Questa situazione nuova che stiamo affrontando, quella del Covid-19, del coronavirus, che dir si voglia, ci sta ponendo di fronte a probabilmente a una nuova riduzione dei valori immobiliari, queste sono le previsioni, e una maggiore difficoltà di compravendita. Quindi questo significa che per il mercato immobiliare si ritornerà a una situazione di negatività rispetto agli ultimi dati positivi che abbiamo avuto negli ultimi anni. È vero che in questo nuovo stato, in questa nuova situazione, ci troviamo ad affrontarla anche attraverso nuovi strumenti, nuove metodologie, modalità diverse rispetto a quelle che avevamo in passato. Questo ci consentirà probabilmente di poter affrontare questo mercato in maniera più dinamica, in maniera più tecnologica, perché oggi possiamo visionare, visitare un immobile anche in formato remoto, anche in modalità smart, come si usa dire in questo periodo, no? E quindi poter visionare gli immobili in maniera più dinamica e senza l'effettiva presenza quando non è necessaria. Poi è ovvio che noi stiamo già predisponendo per quello che sarà l'immediato futuro, ci aspettiamo, ci prevediamo e ci auguriamo che nella fase 2 si possa ritornare a una possibilità di interagire con le persone con le dovute precauzioni, naturalmente, però poterci muovere dagli studi, dagli uffici, dalle case per poter ritornare a movimentare questo mercato che è particolarmente importante. Pensa che in Italia il mercato immobiliare
tocca circa 50.000 agenti, certo. Con fatturato che supera i 100 miliardi di euro per quanto riguarda il numero di il valore delle case compravendute soltanto dal, diciamo, attraverso le agenzie immobiliari, quindi è un mercato estremamente importante. Quindi un mercato molto importante per l'economia. Vediamo cosa accadrà nel futuro, insomma sono stato ad ascoltarti molto attentamente, hai detto tantissime cose, grazie davvero di aver partecipato al nostro programma e insomma ti auguro, ripeto, il meglio per la gestione futura della tua attività. Passiamo subito a ricapitolare i contatti a disposizione, quali sono, insomma, puoi dire chiaramente ai nostri ascoltatori dove possono contattarti tramite i social. Guarda, io sono contattabile attraverso Facebook con la mia pagina Paolo Aralla, Team Aralla Immobiliare Remax, faccio parte del gruppo Remax che è uno dei gruppi leader nel mondo per quanto riguarda la compravendita degli immobili. Ho il mio sito che è parala@remax.it come mail e parala@remax.it per quanto riguarda gli immobili che tratto in vendita. Ho chiaramente come tutti un recapito mobile, certo. Che è sempre attivo, certo. Che è il 331-234-0428. Perfetto. E collaboro con moltissimi clienti che mi conoscono anche molto. Perfetto. Bene. Perfetto, un saluto e un ringraziamento ancora a Paolo Aralla, un saluto a tutti. Grazie Paolo. Ciao Riccardo, grazie a voi. Live Social.